Ciao a tutti imperfetti, benvenuti in un nuovo video. Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne. Alle 2 abbiamo fatto una live con mio fratello in cui abbiamo parlato dell'argomento. Per me è molto importante ricordare a tutti che la violenza non è soltanto un gesto di violenza fisica, ma è anche e soprattutto la violenza psicologica. Quindi ricordatevi che chi vi ama vi sostiene, vi capisce e capisce le vostre richieste. Vi lascio al video e buona domenica. Ciao! Lo stampo delle fotocopie, ecco perché ho comprato due raccoglitori. Perché? Ho comprato questo raccoglitore. Allora, questo è il primo raccoglitore. Ogni sezione praticamente è sistemato in maniera molto compulsiva. Un foglio trasparente dove c'è il materiale per ogni professore e con il post-it abbinato con il nome del professore. Capite come sto io? Ok, poi siccome questo raccoglitore non bastava, ne ho comprato un altro perché ho detto: ah, ma se vado in giro, che faccio? Mi porto tutto il materiale? Prima allora ho provato con le, cioè tipo i fogli trasparenti a portarmeli appresso, ma no, perché si rovinavano. Quindi per sentirmi più tranquilla ho comprato un altro raccoglitore, perché poi alla fine, cioè praticamente tutta questa cartoleria non è, cioè che se, cioè può servire anche, non è quello il problema. Il problema è che scarichiamo la nostra ansia su questi poveri oggetti di cartoleria che non hanno fatto niente. Quindi io lancerei l'hashtag salvate la cartoleria dagli universitari, perché scaricheranno la loro ansia su questi oggetti. Vabbè, comunque, detto questo, ho sistemato tutto il materiale. E cioè, ho stampato praticamente pure le bollette del professore, così me le studio e almeno so anche, cioè se mi chiede: ah, ma quanto ho speso questo mese di luce? Io gli saprò dire anche quello. Ah, siccome non bastavano 1500 slide, perché ho stampato 1500 slide, quando quello mi ha detto la cifra delle fotocopie che aveva stampato, tipo io già ero povera, adesso lo sono ancora di più. Va bene. Siccome le slide, vabbè, non erano troppo poche, cioè, che ci fai con 1500 slide? Ho cercato pure i libri dei vari professori, eccetera, eccetera. Quindi Amazon non mi sta sponsorizzando, però, cioè, non è una sponsorizzazione di Tiger Amazon, ve lo dico perché così. Allora, un libro me l'hanno prestato, poi questo libro l'ho comprato, un altro libro l'ho comprato. Ah, poi vogliamo parlare dei libri che ci sono disponibili su internet della stessa materia, che praticamente ci sono gli stessi argomenti di questo, ma più approfondito, e quindi mi sono stampato anche quello. Non ne parliamo, va bene? Ok. Detto questo, poi che cosa c'è stato? Ah, la fase compulsiva oltre alla roba materiale che ho comprato, mi sono messa nella condizione di non ti fare venire mai in mente che ti serve qualcosa perché ce l'hai, ok? E quindi mi sono fatta tipo la spesa per 2 mesi, mi sono comprata tutto l'immaginabile, se mi viene voglia di dolce, se mi viene voglia di salato, di tè, di zuppa inglese, di riso, non lo so, cioè tipo le cose immagini di sushi che non ce l'ho, però lo farò tipo così, vabbè. Quindi c'ho tutto. Oltre questo, poi è nata la mia esperienza con il caffè, perché ho pensato che siccome, allora, io studio benissimo la notte, perché la notte non c'è nessuno in giro a casa mia, e soprattutto siccome io vivo in un posto che è molto trafficato, eccetera, eccetera, c'è un casino, io studio davanti alla finestra, quindi mi dà fastidio. E la sera studio bene, quindi ho detto, ho iniziata la mia esperienza grandiosa con il caffè. Cioè, tipo praticamente giovedì ho preso 3 caffè in una giornata, dove uno l'ho preso la mattina, uno l'ho preso alle 3 e uno l'ho preso alle 10 di sera. Cioè, raga, ho studiato tantissimo quella giornata, ho fatto un sacco di cose e vabbè.
però, cioè, praticamente non ho dormito fino alle 2:30 perché non riuscivo a prendere sonno in nessuna maniera, stavo tipo così, cioè, e che ho fatto? Cioè, mi sono messa a sistemare tutti, cioè, i cassetti, sembrava una matta, ragazzi, non lo fate, non vi prendete il caffè alle 10 di sera se l'indomani soprattutto dovete lavorare. Cioè, ho dormito 4 ore, cioè l'indomani stavo così e stavo finita proprio. Ho detto però 3 caffè in una giornata, magari dovrei ridurre un pochino i caffè. E ho letto tipo su internet, ho visto che il tè tipo con un'infusione ti può dare la carica energetica, ok. L'indomani dopo le 4 ore di sonno praticamente mi faccio un infuso di tè la sera e dico vabbè, adesso mi metto a studiare. Cioè, mi sono addormentata tantissimo, cioè il calore del tè mi ha fatto addormentare, non ho studiato niente, vabbè, però ci stava, ok, ero troppo stanca, vabbè. In relazione a questo ho comprato un set da 4 cosi di tè, anche se io il tè praticamente non lo bevo quasi mai, però almeno metti che mi veniva voglia di tè, troppo il tè, aiuto, salvatemi. Esaurita, sì, sono esaurita, ragazzi, è troppo brutto essere sotto esami per mesi, è veramente troppo brutto, quindi niente, volevo condividere con me, con voi questo disagio. Però vi posso dire una cosa, che nonostante praticamente io ho cercato all'esterno tramite tutti questi oggetti la compulsività nell'ordine che io non ho solitamente, ho cercato di mettere ordine al mio esterno per cercare di essere nelle condizioni di studiare, perché in qualche modo volevo scappare dall'esame, cioè dagli esami, dalla laurea, eccetera eccetera. Però vi posso dire che, cioè, poi alla fine, quando vi assettate, cioè vi sistemate, vi settate un attimo, cioè vi rendete conto del fatto che state scappando dall'esame, e che, cioè, fondamentalmente se vi fa questo effetto vuol dire che in qualche modo è importante per voi, se no non avreste neanche tutta quest'ansia. Quindi niente, io penso, cioè, l'unico pensiero che mi sono fatto è: c'ho una paura fottuta che le cose non vadano come vorrei, però quanto bello sarebbe se andasse bene, e magari forse è questa la volta che andrà bene, e forse magari è la volta che andrà bene per tutti noi, che non lo so, che ci sentiamo così in, non lo so, così in balia di tutte queste, di questi sentimenti contrastanti dell'essere pazzi e folli. Quindi niente, io vi faccio questo augurio di riuscire a studiare come studio, cioè come sto cercando di studiare io, perché adesso finalmente ho trovato, mi sono appaciata un attimo e sto iniziando a studiare seriamente senza scappare in qualsiasi modo. E scagliatevi sui libri, cioè sulla cartoleria, però poi, cioè, alla fine affrontate le cose, affrontiamole, perché io lo sto facendo, cioè io vi sto facendo un video per voi, ma in realtà io lo sto facendo per me, per dirvi, cioè, affrontiamole le cose, perché magari, cioè, questa è veramente la volta che le cose girano nel verso giusto. Quindi niente, io vi auguro ancora buona domenica e buono studio, al prossimo diario disagiante, ciao.